Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez continua a far parlare di sé. Durante un incontro con i rispettivi legali, la blogger avrebbe chiesto 20.000 euro al mese di mantenimento, ma l'offerta di Fedez è stata considerata irrisoria. Inoltre, durante la discussione, Chiara ha commesso un grave errore che ha compromesso ulteriormente la situazione. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, l'incontro tra Chiara Ferragni e Fedez con i loro avvocati è stato molto teso, soprattutto quando si è trattato di affrontare la questione del mantenimento. La Ferragni avrebbe chiesto un assegno mensile di 20.000 euro per i figli Leone e Vittoria, ma l'avvocato di Fedez ha contestato la cifra, sottolineando che la blogger è una donna indipendente e di successo. Nonostante l'avvocato di Fedez abbia proposto un mantenimento di 5-6.000 euro al mese, Chiara ha rifiutato l'offerta, sostenendo di avere già molti milioni di euro in banca. Questa affermazione ha sorpreso tutti e ha portato alla fine delle trattative, definendo l'accaduto come un vero e proprio autogol da parte della Ferragni. Secondo quanto riportato da Fabrizio Corona, Fedez spenderebbe di più per i figli, nonostante li veda meno rispetto a Chiara. La relazione avrebbe essere molto delicata, la separazione tra i due.